Beh, la sua idea librettistica sulla caduta e distruzione di Troia è molto stimolante per me, cioè lui non utilizza personaggi storicamente importanti, no? Ma la guerra di Troia vista da un soldato greco, da un greco, da un soldato troiano, non ci sono i miti, no? Questo l'ho trovato molto interessante, per cui dalla visione così nostalgica di un soldato greco che sta assistendo, ma è proprio come sicuramente dovrebbe essere, ecco, come dovrebbe essere, non ci sarei arrivato a una soluzione, perché normalmente pensi alla caduta di Troia, allora dici, vabbè, la prima cosa che viene in mente è le troiane, no?